più ne metta. Andiamo subito col primo film che ha fatto nel 94, quindi ha debuttato quell'anno, Fear of the Black Cat nel 94. Poi abbiamo Tales from the Hood nel 95, Sprang nel 97. Poi questo l'ho visto, si chiama Come trovare un amico e mettersi in guerra. È un film per la TV, la trama è abbastanza semplice, c'è anche David Gallagher. La trama è di questo ragazzo, Spin Evans, che è un ragazzo che ha grossa immaginazione e mette in imbarazzo i genitori, quindi accusando i vari vicini di sabotaggio. Un giorno questo ragazzo stringe amicizia con Marty McMahon, che è il figlio dei vicini, e con lui riuscirà a vivere delle avventure. Questo film lo avevo visto, se non mi ricordo male, l'avevo andato su Italia 1 tempo fa proprio, e mi era anche divertito, un film di intrattenimento anche per adolescenti, quindi si può guardare, non è il massimo, non è un capolavoro, ma se lo reperite si può tranquillamente trovare e si può, perché è anche un buon film per ragazzi, ecco, non è pretenzioso. Poi andiamo col prossimo, che è una serie TV di 6 episodi con Chappelle's House, che non so cosa sia, questo proprio non lo so. Beach House, un film per la TV del 2005. The Bernie Mac Show ha girato qualche episodio di questa serie. Il primo episodio è girato nel 2006, ha girato il primo episodio anche di So Notorious, sempre nel 2006, e sempre nel 2006 gira The Brandon Jackson Show, che è un film per la TV, e poi Human Giant, 2 episodi, sempre nel 2006. Poi torna a lavorare nel Comic Movie, che è il film, quello che tutti abbiamo già visto al cinema, comunque che è stato ben pompato, quello con Halle Berry e Richard Gere, quindi è stato già sponsorizzato, una specie di commedia americana. Io ho visto il trailer e anche il film, boh, a me personalmente non mi è tanto piaciuto, perché ha una serie di situazioni stranissime che non mi fanno ridere, però ripeto, ognuno ha i suoi. E è un cast abbastanza numeroso, perché c'è anche Gerard Butler, Anne Faris, Hugh Jackman, Uma Thurman, Thurman, Emma Stone, Naomi Watson, Johnny Knoxville, che è quello che faceva il programma su MTV. E la trama è un gruppo di famosi attori, si cimenta alla regia con un film dalla struttura in cast, cui il tema principale è l'eccesso di comicità e delle situazioni assurde. Sì, può sicuramente essere, infatti è diviso in episodi, cioè la sceneggiatura, la versione anche alternativa, poi c'è l'appartamento, anzi l'appuntamento al buio, istruzione casalinga, la proposta, Veronica, i Babe, speed dating supereroico, Machine Kids, amore della scuola media, Tampax, buon compleanno, obbligo verità, una gloriosa vittoria, Bezel, Find Doubter, che è un episodio tagliato ma presente nei extra dei DVD, e la produzione, ci sono queste curiosità, che questo film venne ripreso nel 2010 col titolo provvisorio di Red Band e volevano farlo uscire nel 2011, però poi è stata rimandata, prima nel 2012 e poi nel 2013 col titolo Comic Movie. Il 25 gennaio del 2013 è stata quindi rilasciata nelle sale statunitensi. Addirittura il primo trailer era vietato ai minori, è stato distribuito il 3 ottobre del 2012, mentre il 12 di novembre è stato diffuso online il primo poster, appunto, dove ci sono tutte le star. È considerato uno dei critici film è stato anche considerato dalla critica uno dei film più brutti di sempre. Su Rotten Tomatoes, che è un film dove fanno recensione, ha preso il 4 su 100 ed è stato il primo film a ricevere un punteggio di 0 su 10 da parte dei vari critici. È un film però davvero davvero complesso, cioè nel senso, dare un voto a una cosa simile non lo so neanche io, in realtà non saprei neanche io come, probabilmente lo zero non lo darei, lo zero veramente vuol dire che non c'è neanche provata a fare il film, cioè vuol dire proprio che è stata lanciato totalmente a caso. Ci darei un 3, perché c'è una situazione
assurda che non mi ha fatto ridere probabilmente, dove a cosa lì, come si chiama, a Dalle Belli, gli dicono vai a spegnere le candeline a quello lì, a quel cieco, e lei a malincuore va e lo fa davanti ai parenti in una situazione che dovrebbe fare ridere. Non mi fa ridere, ma non perché io sono moralista, perché non mi fa ridere. È anche vero che qua in Italia non mi fa ridere neanche le scorregge, cosa che qua in Italia, qua ridono tutti. Ai vari cinema panettoni qua riderebbero tutti a una cosa del genere. Non mi ha fatto ridere, quindi probabilmente, nonostante il cast eccezionale, perché c'è Hugh Jackman, Uma Thurman, Halle Berry, eccetera, non riesce a appassionare, cioè ma non riesce neanche a fare ridere. Quindi un cast totalmente gettato, si poteva probabilmente tirare fuori effettivamente qualcosa di un po' più interessante. Andiamo con le canzoni. Crazy horse, we hear what you say. One earth, one mother. One does not sell the earth, the people walk upon. We are the land. How do we sell our mother? How do we sell the star? How do we sell the air? Crazy horse, we hear what you say. Too many people standing their ground, standing the wrong ground. Predator's face, he possessed a race. Listen as the trees sing their songs. In the wind, lyric, always remember.